tre domande, forse sono rocco, ma sono tutte molto puntuali, molto precise. La prima, quali sono le immagini alla fine del film? I titoli di coda dicono alcuni giornalisti televisivi ci hanno coraggiosamente fornito delle immagini per il film. Volevo sapere quali, in particolare se quel carcere che si vede dall'alto è vero o no. Volevo sapere come circolano le informazioni, questa è una cosa che il film forse racconta poco, forse mi sono distratto io, come circolano le informazioni in un paese con una dittatura così ferrea, e dove si parlano, tra l'altro ci dice che sono 120 lingue, però il popolo sa tutto di questa donna, come fanno a sapere, cioè come funziona, perché è difficile forse per noi immaginarlo. La terza, se Aung San Suu Kyi ha mai visto o vedrà mai questo film. Les journalistes nous ont donné 200 heures de cassettes VHS. Donc d'abord, elles ont servi beaucoup pour nous, pour le script, pour les informations. Parce que on a vu, ne serait-ce que les décors, les costumes, comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils se disent. Voilà, donc c'était des informations très précieuses parce qu'on n'avait pas d'images sur la Birmanie. Et les images qui ont été utilisées sont celles de la fin du film sur la révolte des moines. Là, il y a des vraies images qui ont été tournées par eux dans la dernière scène. Et diciamo, i giornalisti ci hanno fornito 200 ore di girato di immagini su videocassette e non sono state utilizzate queste immagini soprattutto per noi in fase di stesura della sceneggiatura per proprio documentarci sui i modi, i costumi, proprio sulla Birmania. Come ho detto prima, non c'era maniera di girare in Birmania, quindi non si poteva sapere nulla e noi li abbiamo guardati attentamente per sapere tutto sui costumi, sulla maniera di parlare, sulla maniera di muovermi. Le immagini vere che abbiamo utilizzato sono quelle alla fine della rivolta dei monaci. Queste sono delle immagini vere che ci sono state fornite da giornalisti. Il carcere? No, la prison, c'è i documenti che mi hanno donné Amnesty International e Human Rights Watch. Où là, il y avait vraiment même les dessins, la façon dont ils sont tenus, dont les prisonniers sont tenus. Et j'ai lu des milliers de pages de rapports d'anciens prisonniers qui ont décrit comment ça se passait dans les prisons. Donc ça, c'est grâce à ces deux organismes. No, invece l'immagine per quanto riguarda la descrizione della prigione, questo è grazie ai documenti, alle migliaia di pagine che ci sono state fornite da Amnesty International and the Human Rights Watch, hanno fornito molto molto documenti, ho letto tantissime pagine di rapporti, anche i racconti di coloro che erano stati detenuti in queste prigioni, che avevano addirittura anche disegnato la maniera in cui venivano legati, in cui venivano tenuti in questi centri di detenzione. Quindi quello noi lo abbiamo potuto fare grazie alla collaborazione di Amnesty International and the Human Rights Watch. Par contre, dans la réalité, ils mettaient les prisonniers avec les chiens. Però nella realtà mettevano i prigionieri insieme ai cani. Mais moi, j'ai pas osé mettre l'acteur avec. Però dici, non ho osato mettere l'attore nella stessa gabbia con i cani. Mais dans la réalité, ils étaient dans le même endroit que le chien. Però in realtà è successo così. C'est un peuple qui a peur, donc c'est très difficile. Moi j'y ai été quand même plusieurs semaines, j'ai essayé un petit peu de parler, mais ils vous disent rien du tout. Beh, diciamo, il popolo birmano è un popolo che ha paura, è spaventato. Io ci sono stato per diverse settimane anche da turista, ho cercato quindi di chiedere, di farmi raccontare, ma non osano raccontarmi nulla, hanno paura. Quand vous êtes touriste, moi du moment où je suis sorti de l'avion, vous voyez les espions qui vous suivent tout le temps, vous les voyez. Des fois ça m'amusait, j'allais leur dire bonjour, parce qu'ils vous suivent tout le temps. I turisti, al momento in cui uno scende dall'aereo, sicuramente poi ti rendi conto che ci sono delle persone che comunque ti seguono sempre, sono delle persone un po' delle spie, quindi delle volte anche per ridere li salutavo, dicevo buongiorno perché te ne accorgi, per cui sicuramente c'è molta paura a parlare, a raccontare. Il y a 5 ans, le visa pour la Birmanie c'était une journée. 5 anni fa il visto per la Birmania durava un giorno, mi davano il visto per un giorno. Maintenant c'est un petit peu plus grand, mais vous avez un couloir de visite, ça fait à peu près 100 km. Sur 1000 km, comme ça, il y a un couloir où il y a la rivière Irrawaddy, et les touristes se baladent sur ce couloir, mais vous n'avez pas le droit de sortir du couloir. C'est-à-dire, vous voyez 5% du pays. Même à Rambo,
Narbonne, sur le port, je voulais aller juste de l'autre côté, mais il y a 500 bateaux qui y vont toutes les minutes en face. Et vous, vous n'avez pas le droit de le prendre. E adesso diciamo il visto dura qualche giorno in più, però c'è un percorso obbligato, c'è un corridoio di 100 km appunto lungo una strada di 1000 km che corre lungo il fiume, e, diciamo, i turisti possono semplicemente andare su e giù su queste barche per questo fiume, ma diciamo si ha la possibilità di vedere il 5% del paese. Anche per esempio a Rangoon io ho provato ad andare dall'altro lato del porto, ci sono barche che fanno la scuola in continuazione ma non ci fanno andare. E vous pouvez pas y aller parce que quand il y a eu l'ouragan qui a détruit, qui est passé en Birmanie il y a 3 ans ou 4 ans, ils ont nettoyé le couloir de touristes et Rangoon, mais ils n'ont pas nettoyé de l'autre côté. Si dice anche perché appunto non ci si può andare perché ci è passato l'uragano 3 o 4 anni fa e quindi loro hanno, diciamo, sistemato il corridoio, il percorso che lasciano percorrere ai turisti per fargli vedere questa parte del paese, ma non hanno sistemato quello che resta della capitale, quindi non molti ci fanno andare. Ho chiesto una cosa leggermente diversa, io volevo sapere come circolavano le informazioni all'interno dei birmani, come loro riescono a essere informati di quello che succede nel loro paese, magari anche al di fuori del loro paese. Perché l'immagine Je pense que quand on voit par exemple la révolte Saint-Franc des prêtres, les prêtres sont arrivés à Rangoon, ils étaient 500 000. Ils sont arrivés par le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et les informations à tous les prêtres ont été données à la bouche. C'est-à-dire qu'on dit va voir le monastère d'à côté, qui est à 160 km. Et il dit d'accord, il marche. Il va prévenir. Il donne le jour et la date et l'heure. Et aucun espion du gouvernement ne savait qu'il y avait cette réunion de prévue. Donc je pense que c'est beaucoup en oral. Su questo sinceramente io non lo so, perché appunto quello che ho avuto modo io di constatare è proprio questa paura di parlare di tutto. Sicuramente per quanto riguarda appunto la rivolta dei monaci sappiamo che sono arrivati 150.000 e sono arrivati da tutti gli angoli del paese, dal nord, dal sud, dall'est e dall'ovest, e credo che l'informazione se la siano passata proprio oralmente, cioè i singoli monaci abbiano detto siano spostati a piedi da un monastero all'altro dicendo allora ci si ritrova tutti quel giorno lì. E in questa maniera sono riuscita ad arrivare, anche perché nessuna delle spie, diciamo, era riuscita a prevedere questo. Quindi io presumo che sia appunto una trasmissione di informazioni orale, ma non ne so di più. Ce che je trouve très beau dans la révolte des moines, c'est que ce pays qui est vraiment tenu par une dictature depuis près de 50 ans, et que la revendication des moines, ils leur ont dit si jamais vous ne changez pas, nous allons refuser de prendre vos aumônes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut faire de pire à un birman, c'est de refuser de prendre ses offrandes. Et le gouvernement en a tué, après cette révolution, plus de 20 000. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris les monastères entiers, qu'ils ont brûlés. Donc ils n'ont pas tout à fait compris le sens de l'aumône. E la cosa, diciamo, più bella forse di questa rivolta, di questa sollevazione di questi monaci in un paese appunto, come sapete che c'è ormai la dittatura da più di 50 anni, la loro rivendicazione era allora se le cose non cambiano noi non accetteremo più le vostre elemosine, non accetteremo più le vostre offerte, perché appunto i monaci vivono di quelle che sono le offerte che vengono loro date. Quindi loro hanno minacciato questo, hanno detto se non cambia qualche cosa non prenderemo più le vostre offerte. Questa era una delle cose peggiori che si possano dire ad un birmano. È anche vero che appunto che poi sicuramente dopo questa rivolta sappiamo che ci sono stati casi in cui sono stati rasi al suolo interi monasteri, sono stati bruciati e sono stati uccisi, si parla di 20.000 monaci. La domanda forse folle se altro film una serie di vedi vedrà mai questo film? A ma connaissance pour l'instant elle l'a pas vu encore. Le film est interdit en Birmanie. Il a battu tous les records de piratage. Mais non, pour l'instant, elle ne l'a pas vu. Mais la dernière fois que j'avais vu Aung San Suu Kyi, elle m'avait dit je le verrai quand je serai assez forte. Parce que je pense que le film va être difficile pour elle. Beh, a tutt'oggi, per quanto ne so io, lei il film ancora non l'ha visto, naturalmente il film è vietato in Birmania, anche se ha battuto tutti i
record per quanto riguarda i casi di pirateria, cioè è stato veramente piratato, ha battuto qualunque record. L'ultima volta che io l'ho vista, che ho avuto modo di parlare con lei, mi ha detto lo vedrò quando sarò abbastanza forte, perché sicuramente credo che sarà piuttosto dura per lei la visione di questo film. Ecco. No, una volta tanto la pirateria serve a qualcosa, aggiungerei io. Oui, bien sûr. Mais vous savez, les artistes sont très la Birmanie, la Nord-Corée, le Soudan, le Yémen, tous ces pays qui malheureusement n'ont pas accès aux films, n'ont pas accès à l'art et tout ça. On est ravis qu'ils puissent le faire comme ça. On n'a pas de problème avec ça. Au contraire, là où on a un problème, c'est dans les pays riches. Beh, sicuramente noi come artisti non abbiamo nessun problema, anzi siamo anche per queste forme di pirateria laddove questo serve a far arrivare film e le opere, a far circolare film e altre opere in paesi come la Birmania, la Corea del Nord, il Sudan, lo Yemen, dove veramente non c'è libertà e non c'è mezzo per vederli. Il problema sorge laddove questi film invece vengono piratati nei cosiddetti paesi ricchi e liberi, allora lì c'è un problema per noi artisti, ma noi artisti siamo felici che anche attraverso la pirateria arrivino le nostre opere. Toute l'année on envoie des copies de films dans plein de pays, en Irak, en Afghanistan. Il y a des cinémas, une fois que le film est passé au cinéma, après quelques semaines, puisque les salles jettent les films très vite maintenant, donc les copies sont assez belles, et on envoie, toutes ces copies, on les envoie dans plein de pays, voilà, pour qu'ils puissent au moins le voir sur un bel écran. Per esempio, visto che poi ormai nei nostri paesi i film restano nelle sale per un periodo piuttosto breve, diciamo, le copie rimangono in un buono stato, per cui tutto l'anno poi queste copie che vengono tolte, diciamo, dai nostri schermi le mandiamo in molti di questi paesi. In Iraq, in Afghanistan almeno possono avere la possibilità di vederli questi film anche con copie originali e anche insomma in dimensione nel formato reale. Ma ce qui est compliqué après pour les artistes, c'est quelqu'un qui a la voiture, l'iPhone, l'iPad, l'ordinateur à 1000 euros, le forfait, et on lui dit il faut payer 4 euros pour voir le film, et il fait non, c'est trop cher. Et ça, nous, on a du mal à comprendre. Quello che a noi artisti riesce difficile digerire e capire è che appunto i nostri paesi, persone che hanno una bella macchina, l'iPod, l'iPhone, il computer e tutto quanto, ma dice no, per andare in cinema 4-5 euro è troppo caro, quindi ecco. Allora questo per noi è un po' difficile capirlo ed accettarlo. Mais moi je veux bien les films gratuits si l'eau est gratuite, si le pétrole est gratuit, si l'électricité est gratuite. Quindi per me va bene il cinema gratuito se il petrolio, l'acqua, l'elettricità fossero anche se gratuiti, allora va bene anche andare al cinema gratis. Invece vorrei fare una domanda molto personale, anche se lei ha già risposto altre volte. Cioè, come adesso, andando avanti alla distribuzione del film, come vive lei personalmente il fatto di un cineasta, alla fine della sua carriera, decide di portare una storia, come è successo anche in passato, e molto spesso un film riesce a fare quello che tanti libri, tanti giornalisti, tante bravissime persone non riescono a fare, cioè riesce a far passare un messaggio, magari in futuro, come dice lei, forse fra 4-5 anni, ci sarà la possibilità di proiettare, chissà, magari questo film proprio in Birmania. On ne sait jamais comment un film